Eccoci qua. Ciao Lore. Allora, ciao a tutti e da parte di tutti e soprattutto mia, do il benvenuto a questa diretta a Gabriella. Ciao Gabri. Ciao. Ciao a Tra tutti. l'altro, io e te, diciamolo, siamo a quante ore di fuso praticamente tra... 11 esattamente. Siamo a 11 ore Attivo quasi. perché tu Gabri sei in America, giusto? Sì, In in Virginia. particolare dove? In Virginia. Io In Virginia, wow. In che città? sono esattamente a Norfolk, che è una Ok. città militare, diciamo, ha un porto, Ok. è uno dei porti più importanti a livello navale per la marina, per la navy americana, perché mio marito lavora nell'esercito e siamo qua da 3 anni in missione per la NATO. Quindi, Wow, ok. E quindi sei in Virginia e io invece sono, diciamo, dall'altro lato del mondo, esattamente. in realtà sono in Asia e quindi ecco, da me sono le 8 e da te di sera e da te sono le 9 di mattina, Di perfetto. mattina. Bene, allora inauguriamo questa diretta e questa chiacchierata perché in realtà io e te non ci sentivamo da un pochino, no? No, Perché tu sei per stata su Inglese Fast quando? Nel... 2019, perché io la missione partiva ad agosto e io non mi sentivo pronta con la lingua e quindi ho rimandato. Ok. Mio marito è partito, perché mio marito parla ottimamente 4 lingue per il lavoro Ok. che fa, e io sono arrivata, mi sono data un 6 mesi di tempo perché non mi tra trasloco e tutto, l'organizzazione comunque della famiglia, però avevo necessità di sentirmi un pochettino più sicura per la lingua perché ero proprio spaesata. Perché comunque l'idea poi di trasferirti totalmente Sì. per anni, io Sì. mi ricordo che quando ci eravamo sentiti, tu dicevi, ma poi chi? Già non conosco nessuno, io mi ricordo proprio che tu mi dicevi, già non conosco nessuno, sarò in questo paesino che, ecco, se poi non parlo neanche la lingua, cioè... Anche perché mio marito lavora 7 ore al giorno, quindi comunque io sarei stata da sola a gestire tutta la spedizione. Sembra una sciocchezza, ma veramente No, io oggi ho 48 anni e quando sono partita, cioè non ero una ventenne che vado negli Stati Uniti, ero felicissima perché sono cresciuta con tutti i movie, con tutti i telefilm, Happy Days, quindi arrivavo nella terra degli Stati Uniti. Però ero veramente terrorizzata perché anche semplicemente se tu pensi a dover andare ad una visita medica, cioè io non sapevo, ok, avevo bisogno delle basi perlomeno. Io ho fatto il linguistico 25 anni fa, quindi voglio dire, non è che non ho mai studiato lingue, ma la lingua, come tu ben sai, se non la utilizzi, infatti io quando rientrerò non vi mollerò mai più. Devi sempre costantemente esercitarla perché se no non è che la perdi, proprio la certo. cancelli, almeno nel mio caso è stato così. Allora, sì, diciamo che in base alla nostra esperienza, è vero e non vero questa parte qua, nel senso che c'è un punto che è un, come dire, un set level, quello che io chiamo il punto di sufficienza, ovvero quando tu inizi a capire e parlare, no? Un po' come quando prendiamo la patente, no? Cioè, quando prendi la patente inizi a creare degli automatismi. Certo. Però il problema dov'è? Che se tu, come tante persone prima, non raggiungono questo livello dove tu riesci a comunicare, a buttarti, a fare anche le figuracce, però ti butti, riesci a co comunque a migliorare, è un po' come se tu, prima di prendere la patente, smettessi di guidare per 2 anni di fila. Ed è quello che fa la maggior parte di persone, quindi non raggiungendo in inglese quel livello, arrivano sempre sotto, sotto, sotto e devono sempre ripartire da capo, no? Un po' quello che probabilmente, dai, ti era successo un pochino anche a te, no? All'inizio, avendo fatto un pochino di percorsi, però non eri mai arrivato a livello di fiducia totale, ecco, poi per... Allora, scusa se ti interrompo, però mi aggancio a Vai, vai. questa cosa per dirti che
Io ricorderò per sempre il tuo primo, la prima frase che tu mi hai detto quando io ero indecisa e stavo quasi per mollare perché avevo già intrapreso il percorso con voi, perché prima mi collegavo solo il lunedì e dopo ho deciso di intraprendere con l'ADA un percorso one-to-one, Giusto. ok? Io ricordo questa tua frase che mi ha segnato tantissimo, mi ha fatto capire come uno deve imparare e come uno deve approcciarsi verso lo studio di una lingua. Divertirsi, non avere paura di sbagliare perché io sto imparando. Questo è stato, e questo veramente, questo sei tu, io tatuaggi, me lo tatuerei perché per me ha avuto un significato veramente vitale. No, giuro, non è per farti piacere, però è proprio Sì, la no, lo cosa. so. Ho detto, ma cacchio, ma sto ragazzo c'ha ragione, ma perché io devo? E un'altra cosa Grazie per il è. ragazzo, grazie, grazie per il ragazzo. Siamo quasi coetanei, quindi devo dire per forza. Infatti. Un'altra cosa che purtroppo in Italia io ho fatto diverse scuole prima di arrivare a voi, sempre tramite conoscenze sono arrivati a voi. Io trovo che il meccanismo, e ne ho fatte alcune abbastanza importanti e conosciute. Io abito a Milano quando sono in Italia, quindi è un centro dove l'inglese viene buttato a tutti, ok? L'inglese britannico. Ti insegnano l'inglese britannico, ti insegnano la grammatica, non ti insegnano la conversazione. Io la cosa che mi ha aiutato tantissimo, inglese fast, è arrivare qua, io non riuscivo magari a parlare bene perché ho avuto bisogno di 3 anni di scuola, poi per sentirmi un attimino più autonoma, ma capivo il 90% delle cose perché avevo avuto delle lezioni che mi avevano portato tantissimo sullo speaking, tantissimo. E già capire quello che ti viene detto, che negli Stati Uniti, io qua poi sono nel sud, quindi tu lo sai che ogni In stato che Virginia, è più difficile perché hanno una lì. parlata proprio di cosa? What? Sì. Però poi avevo delle basi di understanding. Mi ha aiutato tantissimo la TV. Solo mio marito, come siamo entrati in casa, mi ha detto: ok, qua non si sentirà più in italiano, sottotitoli in inglese, neanche in italiano. E grazie Certo. anche alla quarantena, perché guardavamo parecchio. Certo. E anche questo, però anche questo vedi che lo step della TV è importante ed è buono, giusto perché per le persone che ci ascoltano, farlo dopo che tu hai messo certe basi, Se no? no non capisci. Perché tante, no? Perché sai che c'è sempre il consiglio della nonna, come si fa a imparare inglese? Ah, basta che guardi i film. Sì, quando hai 4 anni o 5 anni, che sei una Brava, scuola. brava. O inizi, cioè, o inizi veramente da giovane a creare questa sorta di non capire e quindi, come dire, di switch mentale, perché sennò, cioè, il gap alle volte è troppo grande, no? Cioè, stare di fronte a un film dove non capisci nulla, diciamolo, poi non serve a un cavolo, No, ok? ma infatti io all'inizio ero stressatissima, anche se leggendo capivo, perché avevo Certo, tutti, ma gli sottotitoli scorrono con il linguaggio. certo. Quindi, però ero stressata, però stressata, ho insistito, 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 con le basi che comunque, devo essere onesta, inglese fast mi ha dato, mi Certo. rivedevo, avevo tutte le mie, il mio book di Sì, tu poi ti studio. sei messo, poi ti Quindi, sei messo in gioco e com'è la vita? Com'è la vita in America? Dai. guarda, io sono italiana e noi non siamo così nazionalisti come lo sono qua, però io amo il mio paese, io sono un po' nazionalista. Però devo dire una cosa, io ho trovato veramente, io non me ne andrei mai più, perché qua le cose, parliamo di assicurazioni, non assicurazioni, ok, Sì. le cose funzionano veramente. Adesso io non so, io sono stato, ho girato per quanto mi è stato possibile con il Covid in questi 3 anni. New York è 100 volte meno a Milano, quindi lì non fa tanto testo, lì vai lì e ok, Lì è puoi morire proprio, per strada, nessuno ti guarda. Dove vivo io sono rimasta veramente agghiacciata le prime volte. Ancora dovevo capire do dove era la mia strada. Giravo con Google Map per fare due strade perché avevo paura di perdermi e avevo paura, mi vergognavo a chiedere magari delle informazioni, no? E
qualsiasi persona che ti incrocia, ma Sì. qualsiasi che ti incrocia, how are you doing? How are you doing today? Good morning, ma'am. Cioè, è assurdo, cosa che io dice, sicuramente non gli interessa realmente come mi Sì, sta neanche andando la mia vita. in Svizzera così, cioè, nel senso, Pa oh, pa cavolo. pazzesco, pazzesco. Io, cioè, è proprio una forma di, però questa è ancora una realtà un pochettino, non è campagnola perché abbiamo la nostra downtown, eccetera. Però c'è una cortesia, è una cosa che Oh, io... sì, c'è un bel cuore, per esempio, tra le persone. Sì. Sì, è una roba allucinante. Io ti ripeto, arrivando da Milano, io sono molto triste per rientrare nella realtà di Milano perché so che mi mancherà tanto questa cosa qua. Totalmente diversa. Anch'io ho vissuto a Milano tanti anni, 9 anni, è totalmente diverso. Sì. Cioè, qua per dire, i corrieri ti consegnano sul porch, ma puoi anche essere in vacanza 2 settimane, tu dopo 2 settimane arrivi e trovi sul porch la consegna, nessuno tocca niente. Capita che magari la mia posta arriva di fronte perché il postino sbaglia, me la portano, mi suonano e non è che ho rapporti grandissimi, cioè rapporti con i Molta miei. collaborazione. Hai fatto qualche amicizia? Hai fatto qualche Sì, amicizia? assolutamente. L'unico problema è che i miei amici americani, le mie amiche americane, lavorano durante il giorno, quindi comunque, insomma, andando a scuola, ovviamente, mi sono trovata con tutte le, persone internazionali che lavorano per Nato, e Sì. quindi ho tantissimi amici anche spagnoli, eccetera, ma si parla in lingua, ognuno con le sue dialettiche, con i suoi... Io Però lo adoro queste è cose, sì. È fantastico perché veramente ti incroci tantissime culture. proprio questa è una delle cose che amo personalmente. Poi, infatti, io sto anche viaggiando, sto vivendo anche all'estero proprio per questo motivo qua, perché quando incontri le persone che viaggiano È diverso. è totalmente diverso, è totalmente diverso a livello di apertura mentale, a livello di sogni, cioè non ti, come posso dire, non ti parlano della politica, non ti parlano No, chi la del tocca? Covid, non ti, cioè in Italia alle volte sembra, adesso non è per, io anch'io adoro naturalmente l'Italia, però veramente alle volte ho proprio voglia di staccare, perché quando esci alle volte con persone in Italia sembra di uscire con dei telegiornali viventi, ecco, cioè, ti ripetono questa parte qua, quando invece questa roba non esiste, cioè, no, diciamolo, proprio io conosco decine e decine di persone, sono in un co-working, ogni giorno conosco 3-4 persone, faccio due chiacchiere, non si parla mai di Ma Covid, quello, è la NATO, e cosa ha fatto la politica, un cavolo no, no, proprio, no? e guarda che io ho un marito che ci lavora, ma manco mio marito per dire qua in questo contesto, arriva a casa e mi parla del lavoro, di cosa, Penso cioè, a te, per pazzesco. dire, no, no, è proprio vivere all'estero è anche, cioè, siamo veramente fortunati. Io Sì. dopo questa cosa qua che mi è capitata, mi ritengo veramente una persona troppo fortunata e io mi auguro, soprattutto per le nuove generazioni, io se potessi tornare indietro, cioè a 25 anni, noi siamo abituati a stare in casa con la mamma fino a 30, 35, ok? Se possiamo, che ci vuoi per tutti i problemi che abbiamo in Italia, ok? Sì. Però Sì, è proprio una mentalità differente. Qua a 16 anni li vedi che dico: Madonna, ma sì, sì. un bambino guida la macchina, prendono a 18, se ne vanno al colle, escono fuori. Ed è Sì. quello, secondo me, che li fa quello che sono. Perché Si alla indebitano fine. anche, alcuni si indebitano anche per l'università, Assolutamente. No, quindi qua cioè, non hanno proprietà, è difficile non è un anche. limbo, infatti, sì, non è un limbo, ecco. No, 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 assolutamente. Una cultura dell'indipendenza che in Italia siamo veramente, veramente, insomma, ecco, abbastanza indietro nella media, Sì, ma è ecco. questione di cultura proprio, perché io ti dico, allora adesso, vabbè, io non ho figli, però cioè loro iniziano già dall'elementare, cioè se tu, Sì. il bambino, io ho tutte le colleghe, le amiche che comunque hanno bambini, e una settimana il bambino era il migliore nel comportamento, ma li festeggiano, cioè gli fanno capire che se tu eccelli in un settore, in una Certo. cosa,
sei premiato e sei messo in... cioè, Bellissimo questa cosa qua, è bellissimo. fantastico perché il bambino, adesso l'hanno fatto anche con me, cioè io quando con la graduation mi hanno dato il cartellone da mettere fuori al mio giardino del porche per far vedere a tutti che io mi ero graduata, non l'ho fatto perché ho 48 anni, ok? Però per dire, lo fanno con i bambini, però ogni settimana, ogni cosa. No, ma è bellissimo questa cosa di premiarsi, perché comunque quando ti premi, comunque è Hai un, marcia in più. è un, è certo, è un apprezz- è un congratularsi con se stessi per le cose che hai raggiunto, no? Ed è che non viene mai fatto, no? Perché noi siamo sempre in quella cultura dove, come dire, quasi devi giustificare il successo, cioè, ah no, però sai, non mi sono Bravo, impegnato, bravo, bravo. Ma la te, scuola. perché te ci Però avevi... adesso è come dire, uno si laurea, sì, ma adesso devo trovare lavoro, poi quando trovo lavoro, ma sì, ma devo guadagnare 2.000 euro, ma sì, poi devo guadagnare 10.000 euro, cioè non si, cerchiamo sempre di posporre il momento della soddisfazione a un momento che non arriverà mai, no? Come il gatto che insegue la sua coda fondamentalmente, no? Invece, Assolutamente. quello di darsi proprio quella pacca sulla spalla e di dire, cavolo, bello, ho raggiunto questo risultato, è il motore di qualsiasi motivazione, no? È un congratularsi con se stessi e dire cavolo, bello. Ma poi qua, per esempio, valutano molto tantissimo i ragazzini gifted, cioè coloro che eccellono nella classe per, non so, la matematica, piuttosto, loro vengono presi, vengono spostati in alcune classi, hanno la possibilità, che ne so, di terminare il liceo in 2 anni in meno, quindi l'università la termineranno a 17, 18, anziché magari... Pazzesco. È veramente è un Bellissimo. meccanismo che da noi non è neanche pensabile perché sono tutti uguali, tutti vanno a scuola, non è Sì. così perché invece tu lì trovi talenti, lì incanali veramente il talento di un ragazzino Da verso noi non per il migliorare. culo, no? Da noi sei il secchione che prende. Vabbè, dai, comunque, quindi, insomma, ci sono tante differenze ed è bello prendere sempre il meglio poi di ogni paese, perché poi dopo naturalmente ogni paese ha i suoi pro, i suoi pregi e i suoi difetti, Assolutamente. però sicuramente è bello avere anche la possibilità di fare queste esperienze, perché obiettivamente è solo viaggiando, è solo spostandosi, che è solo vivendo poi, perché quando vivi è diverso dal viaggio breve, no? È solo facendo queste esperienze che poi, insomma, cresci, vedi nuove cose, eccetera. E quindi, Gabri cara, io ti ringrazio intanto per aver, insomma, passato. Poi in realtà siamo partiti da Inglese Fa, siamo finiti in America, abbiamo fatto un po' di... Abbiamo spaziato un po', come succede spesso quando ci sentiamo. Vuoi dire qualcosa? Che vuoi dire? Io adesso non so, io voglio dire sicuramente Un che saluto anche all'Ada, la tua io coach. l'Ada ce l'ho proprio nel cuore, cioè proprio è stata una persona che mi ha veramente... Io ho conosciuto solo l'Ada perché ho avuto one to one con lei, ma io sono sicura che se l'Ada è così e viene stata selezionata perché è così, tutto il tuo gruppo, tutto il tuo staff, cioè, a me ha dato... sicurezza, a me ha dato le basi, a me mi ha fatto crescere. Io sono contenta perché certe cose non te le dimentichi più e vengono utilizzate poi come meccanismo per partire, per fare determinati lavori, sia su di te con la lingua, ma anche nella vita, perché alla fine è tutto un meccanismo, noi impariamo sempre, abbiamo sempre da imparare. Certo, è certo. E quello che mi sento di dire a chiunque segue, se sono giovani, non vi fermate a guardare solo cosa accade in Italia, andate fuori se potete, andate fuori, vi serve solo l'inglese. E non solo ai giovani, oh, diciamolo Gambri, non solo No, ai no, giovani. io perché penso a me, nel senso... Se te sei un terzo della tua vita, non ho capito, cioè, No, non ti no, leggo. certo, e soprattutto io, soprattutto quelli più grandi, ok, non dubitare mai delle proprie capacità.
Perché anche senza ragionarle, tu capisci che oggi hai un achievement, il giorno dopo aumenti una skills. C'è sempre un Sempre, traguardo per... sempre un traguardo da migliorare E e lo sono migliori d'accordo. senza accorgertene tante volte. Capisci che ci lavori e dici, cavolo, ma l'ho fatto. E per me, Lada lo sa, io ero terrorizzata, ma anche per fare le lezioni con lei, che mi diceva, easy. Veramente, tutto il cuore, io consiglio assolutamente. Io veramente, Inglese Fast mi ha dato una chiave di lettura per quanto riguarda lo studio. E devo dire una cosa, ed è esattamente lo stesso metodo che utilizzano qua negli Stati Uniti a scuola. Esattamente lo stesso metodo. C'è un piccolo focus sulla grammatica, perché magari in quel momento ti serve capire per come utilizzare i verbi, ok? Ma il meccanismo è proprio quello americano, non è che hanno, cioè qua mi hanno insegnato, mi hanno fatto studiare come mi faceva studiare l'ADA. Quindi il meccanismo di inglese fa e funziona. Partendo comunque dalla conversazione, partendo Sì, dalla assolutamente. quella E che dici mai, tu. e una cosa che mi è stata insegnata sia da voi che qua, mai ricercare, è vero, più... Io ho avuto 3 anni di tempo, quindi ho imparato tanti nuovi vocaboli, ho assimilato tanti nuovi vocaboli, quindi più vocaboli assimili, più ho la capacità di capire e di mettere insieme delle frasi, ok? Il punto è che prima io cercavo sempre le traduzioni su Google Translate. Certo. Adesso ho imparato a cercare di capire il contesto. C'è una parola che a me non è chiara, io mi rileggo 100 volte il contesto e Benissimo, capisco. bella questa E cosa qua. questa è una cosa che è una chiave di lettura che mi ha dato l'ADA e qua lavorano così. Bene, mentre è caduto anche, perché eravamo in diretta anche su Instagram, ecco. È caduto. E quindi bene, bene, bellissimo, bello, bello. Quindi adesso hai preso, quindi sei andata là, ti sei iscritta alla scuola. Che scuola era questa? Questa è una Adult Learning Center. Wow. Fatto apposta proprio per gli adulti, diciamo, ma ti dico, mi impegnava 5 giorni a settimana, cioè come andare a scuola. Io ho fatto i primi 2 anni, sono andata in una scuola high school qui che faceva, dove facevano i corsi per gli adulti, lo stesso corso, però molto meno articolata, ok? L'anno scorso mi hanno detto tu l'anno prossimo non ti puoi iscrivere perché per quanto ci riguarda hai già raggiunto il massimo di advanced. Questa scuola qua è un paese qua vicino, Virginia Beach, è a pagamento. Ci ho fortemente creduto perché costa un pochettino meno dell'università Ok. e ho provato a fare il test d'ingresso perché se non... Cioè, se ero già troppo alta non mi avrebbero neanche preso. Mi mancavano proprio 2 punti, ho avuto fortuna perché io volevo per continuare a parlare Sì. e sono arrivata proprio al massimo anche per loro, quindi comunque sono Cavolo. contenta. No, sono contenta perché non sono certificazioni che io utilizzerò in Italia, ma sono certificazioni che per me proprio... Non, se penso quando parlavo con te la prima volta, cioè per me... Io ho dato nella mia vita, cioè, sono contenta, sono proprio soddisfatta. Grande, bravissima, guarda, sono davvero, davvero felice, sono davvero, davvero felice per te. Voglio ribadire l'unica cosa, che è sempre la frase che tu mi hai detto, quando studiate inglese, non abbiate paura di lanciarvi e di sbagliare perché state imparando veramente. Io ho ancora tanto da imparare e ancora oggi, ogni volta che mi fermo un secondo, capita molto meno Poi tutte le spesso. volte che migliori, poi il divertimento aumenta perché all'inizio Certo. magari ti sforzi un pochino di più, però dopo è sempre, cioè all'inizio ci devi un attimo credere e poi dopo, ecco, Sì, inizia la assolutamente. pacchia, ecco. Adesso riesco a capire anche le battute americane. Pensa All'inizio a te. ridevano tutti e io facevo quella che rideva, ma non capivo niente. Adesso invece cioè, ti rendi conto che l'hai acquisita. Grazie. Bene, bene, bene. Gabri, ti ringrazio anche del tempo che ci hai dedicato. Piacere. E in bocca al lupo per tutte le tue prossime avventure e ci sentiamo presto. Assolutamente, in Italia Ciao a sicuramente. tutti quelli che ci hanno Ciao, seguito. grazie.
A presto, ciao.